come si è creata la terra. È la lotta tra due serpenti, Tenten Vilu e Kai Kai Vilu. Il serpente che rappresenta le forze, la potenza della terra emersa, e il serpente che racconta la potenza del mare. È dalla lotta furiosa tra questi due elementi che, per salvare gli esseri umani, dalla terra nacquero montagne, nacquero vulcani. La terra, quindi, è vista sì come un luogo, siamo in Cile, il posto dei terremoti, delle eruzioni vulcaniche, quindi dei maremoti, quindi il luogo dove esistono immensi rischi, ma più ancora è vista come il luogo che fornisce rifugio, che dà la vita, che sostiene la vita. Per noi che studiamo qui significa entrare dentro questo mondo, capirlo. Questo che vedete qua dietro, coperto dalle nuvole, è il vulcano Llaima, il vulcano che è più attivo in Cile, ha avuto oltre 50 eruzioni nel corso degli ultimi 400 anni ed è sicuramente un vulcano che ha un suo rischio, ma è un luogo non soltanto di una meraviglia incredibile, è portatore di una risorsa naturale straordinaria, di una biodiversità incredibile che in questo posto è protetta da un parco nazionale. Questa terra è la nostra terra e noi la studiamo perché la amiamo e perché vogliamo capirla e vogliamo proteggerla.